Voglio costruire un burattino, ma che sia speciale, che cammini e sappia parlare. Voglio che assomigli ad un bambino, ci penso su un pochino, perché non so come fare. Bang, bang, bang. Lo picchio col martello, bang, bang. Col martello, bang. Guarda come è bello. Mani, piedi, gambe, braccia, occhi, naso e bocca sulla faccia. Guarda che carino. Ho deciso di frequentare il Grest perché mi piace molto socializzare con i bambini e perché è un modo anche per maturare su certi aspetti. Faccio parte dei BANS e partecipo anche alla preparazione della recita. I BANS sono composti all'incirca da 12 animatrici e sono nati dalla passione dalla passione dei balli e si sono stati preparati all'incirca in 2 settimane. Questo è il mio terzo anno qua ad animatore al Grest di Agnosina. Quest'anno sono responsabile del beach volley e sono stato per 1 settimana responsabile dei giochi. Ho deciso di fare l'animatore perché comunque mi diverto molto a stare con i bambini e a organizzare le loro giornate e soprattutto mi diverto anche a stare con gli altri animatori della mia stessa età. Lo sport è comunque molto importante per la propria salute e che fare attività fisica è molto importante. Siamo più o meno gli organizzatori di quella che è la giornata, le giornate si strutturano più o meno tutte nello stesso modo e noi comunque accogliamo i bambini e dopo i balletti c'è sempre un momento di scenetta che scrivo io solitamente e comunque per i bambini è molto importante vedere anche gli animatori che si mettono in gioco comunque a recitare perché è comunque un insegnamento per loro e comunque tutte le storie hanno una base di fondo, hanno una storia, hanno un messaggio importante per i bambini. Da quasi 4 anni faccio l'animatore qua al Grest di Agnosina. Lo faccio perché mi piace socializzare con nuove persone, stare in compagnia con i miei amici e penso sia un modo per comunque migliorare sotto il punto di vista formativo. E io mi occupo sono responsabile dell'organizzazione della giornata, specialmente dei giochi, e alla festa finale farò il presentatore dove appunto presenterò le 3 settimane del Grest svolte dai nostri bambini e appunto spiegherò i vari motivi dei giochi e varie esperienze dei bambini. Beh, organizziamo vari giochi partendo dai giochi d'acqua ai giochi più fisici ai giochi meno fisici ad esempio gara di gavettoni, lancio dei palloncini e lancio in piscina. Voglio costruire un burattino, ma che sia speciale, che cammini e sappia parlare. Voglio che assomigli. Questa bella storia comprende circa 130 ragazzi animatori, una novantina di ragazzi, diciamo fino alla terza media e una quarantina di adolescenti. Questi sono i numeri. 3 settimane strettamente impegnate durante il pomeriggio dalle 14 alle 18 e naturalmente i 2 giorni a settimana di gita si sta vivendo tutto il giorno insieme. Personalmente dà a me la possibilità di stare diverso tempo con i ragazzi, sia i più piccoli che i più grandi, e avendo 3 parrocchie, purtroppo durante la settimana è difficile trovare del tempo da dedicare a loro. Questa è un'opportunità grande e anche da parte loro l'opportunità di conoscermi, anche perché ho la convinzione insomma che abbiamo qualcosa di bello da allenare, da condividere e quindi questo crea l'opportunità. Anche per i ragazzi un'esperienza importante di gratuità e di servizio, quindi magari minimale, basilare per qualcuno, ma secondo me un adolescente che trova il tempo durante la vacanza di dedicare il tempo a quelli più piccoli è già un miracolo, è una cosa bellissima. Poi fatto con quell'entusiasmo che trovo qua. Terminato il Grest faremo 1 settimana in montagna a Punto di Legno per le medie dell'unità pastorale, che qui verranno coinvolti due diversi adolescenti come accompagnatori, e poi 5 giorni al mare, sempre per i giovani e giovanissimi dell'unità pastorale. Questo è un po' il sunto dell'estate che ci attende. Come Monello il burattino è disobbediente e
frenetico e scattato.